lei parliamo di com'è la comunicazione ambientale oggi, mai come oggi è importante comunicare in modo corretto la crisi climatica, com'è evoluta la comunicazione ambientale e come siamo messi? Beh, dunque, di tema ambientale si parla ormai da oltre 50 anni, quando CREP di Roma fece il suo rapporto sui limiti del pianeta, e da allora si sono avvicendate delle dinamiche soprattutto di natura economica, che sono passate dal negazionismo più totale, poi arrivando al sì, accettato, ma non è di natura umana, poi siamo passati al green, sì è vero ma c'è il greenwashing, adesso siamo in una fase in cui la sostenibilità è percepita come un valore assolutamente condiviso, e soprattutto sono entrati in campo i poteri forti, che si sono resi conto che il ritorno sugli investimenti rischia di essere drammaticamente penalizzato senza il rispetto delle tematiche ambientali, e quindi è entrata una nuova stagione, no? Io, se posso trovare dei punti di rottura, dei punti di discontinuità in cui forse è cambiato tutto, individuerei primo fra tutti il 2015, in cui c'è stata la definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, c'è stato il primo storico, vero storico accordo sul clima di Parigi, ed è stata promulgata l'enciclica Laudato Si, che ha reso la tematica ambientale patrimonio di tutta l'umanità. In questa fase è entrata finalmente una comunicazione ambientale che io definisco degna di questo nome, nel senso che tutti hanno cominciato a parlare di ambiente, però se facciamo diciamo salvi gli operatori della comunicazione ambientale, come per esempio LifeGate o come Earth Day, che lavorano su questo tema con una strategia ben precisa e con una competenza verticale, gli altri tendono a fare un grande errore, cioè a mettere la questione ambientale un po' a cornice degli eventi. E secondo me invece il tema dell'ambiente impone oggi una rivoluzione copernicana, perché impone una rivoluzione culturale, e questa rivoluzione culturale può avvenire solo attraverso dei processi di comunicazione che ne siano il driver, no? Dobbiamo proprio non correggere un pochino i nostri comportamenti, ma cambiare proprio l'approccio al nostri stili di vita. Quindi serve un cambiamento, una transizione profonda, dove la comunicazione gioca un ruolo fondamentale per fare da guida. In modo concreto come si fa? Beh, noi possiamo dire quello che facciamo umilmente come Earth Day, che è un'organizzazione diffusissima nel mondo, ma che poi opera con le braccia dei volontari, con le braccia delle persone che ci credono fino in fondo, no? Noi abbiamo cercato di trasformare un po' tutta la nostra azione in azione di comunicazione, quindi diciamo la nostra educazione ambientale passa per processi di comunicazione sofisticati, evoluti, il nostro organizzare eventi è di fatto una piattaforma di comunicazione nella quale, anziché dare voce a noi stessi, diamo voce agli altri, quindi lo stesso processo di comunicazione diventa una sorta di corale culturale e sociale per il cambiamento. E poi cerchiamo di innescare attraverso i processi di comunicazione anche dei processi di azione, perché questo è il grande dramma di oggi, no? Abbiamo una sensibilità e una consapevolezza diffusissime, io penso che non c'è persona al mondo che oggi non sappia che questa è una questione che sta in cima alle agende dei governi, delle aziende e delle famiglie, purtuttavia non si fa questo cambio d'azione, non si passa ai nuovi paradigmi. E quindi la comunicazione deve essere orientata all'azione. Noi dobbiamo capire che i sociologi ci dicono che se superiamo una certa soglia di consapevolezza e di spinta all'azione si innesca una viralità, come tutte le mode poi, no? Il marketing cerca di innescare quella massa critica, che poi è piccola, è il 3%, il 4%, ma di azione convinta, per innescare poi un effetto domino che attraverso l'emulazione, attraverso la presa in carico da parte di grandi testimoni al del problema, eccetera, fa partire la macchina del grande cambiamento.